Iniziare? Bene. Di nuovo buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere qui. Oggi, come vedete, siamo in compagnia di molti ragazzacci, che però sono per lo più ovviamente ragazzacci simpatici, non così crudeli o cattivi come a volte da adolescenti sappiamo essere. La traversata, diciamo così, il viaggio attraverso l'adolescenza prende spunto ovviamente da alcuni personaggi letterari di cui cercheremo di caratterizzare un pochino la storia, la vita fittizia, ovviamente sono personaggi di carta, quindi sono personaggi in qualche modo artificiali, costruiti, ma come sempre l'arte trae comunque ispirazione dalla realtà e c'è quindi comunque un meccanismo di identificazione. Possiamo addirittura partire, vedete, dal primo contributo fotografico che vi ho portato, che rappresenta una strana famiglia, no? Una strana coppia parentale, Gina Lollobrigida nella parte della fata dei capelli turchini e Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto, con il loro figlioletto, che è un figlioletto di legno, una marionetta. Sapete la distinzione, no? Fra marionetta e burattino, sono due cose molto diverse. E di fatto già questo ci introduce da un lato nella dimensione triangolare e familiare comunque in cui ogni ragazzo e ogni ragazza si trovano, o se non ci si trovano questo comincia a diventare un problema, una di queste caratteristiche, no? Le famiglie monogenitoriali, le famiglie separate, divorziate, non ce le siamo inventati noi negli ultimi 50 anni, ma sono sempre esistite. Il punto di riferimento quindi è che fare quando si è comunque genitori di un ragazzino che all'inizio è un po' una marionetta nelle nostre mani e poi se cresce deve crescere secondo quello che è il nostro criterio, secondo quello che è il suo criterio, secondo quello che sono le nostre caratteristiche, i nostri valori, le norme educative che noi gli vogliamo trasmettere, o situazioni nuove, differenti, che noi manco riusciamo a capire, come è sempre successo nella storia del genere umano. Inizierei partendo proprio da una definizione più generale dello sviluppo psicosociale. Secondo il più grande teorico e anche pratico, era un clinico psicoanalista molto importante del secolo scorso, come vedete ha attraversato quasi tutto il secolo XX, è nato nel 1902 in Europa, in Germania, ma poi ed è emigrato negli Stati Uniti, anche perché si è trovato, ahimè, i tempi, la storia fanno da padrone nelle nostre vite, no? Si è ritrovato di fronte alla situazione in cui tutti gli ebrei di origine o di religione comunque ebraica erano o stavano per essere perseguitati, e come Sigmund Freud, con cui lui era in contatto, essendo un allievo di Freud e un amico della figlia di Freud, Anna Freud, anche lei un'esimia psicanalista, la famiglia Freud emigra nel 1939 da Vienna, nella Austria occupata già dai nazisti e con la casa pattugliata dalla Gestapo, riescono, anche per intervento di Einstein e di altri scienziati e della Società delle Nazioni, come si chiamava allora l'ONU, a prendere l'aereo per Londra, e là si trasferiscono, dove trascorreranno gli ultimi anni della loro vita, almeno Sigmund Freud. Così fa anche Erikson, che come tanti altri però va negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono la nuova patria, diciamo così, della psicologia, della psicoanalisi, sono i primi a importare le, diciamo, conoscenze scientifiche e tecniche, quindi le terapie psicoanalitiche, dall'Europa. Lo fanno anche perché l'Europa intanto, e perlomeno alcune delle nazioni come l'Italia ad esempio, proibisce tutte le pratiche che hanno qualcosa a che fare con l'ebraismo e vede di male occhio tutto ciò che viene in qualche modo a sovvertire l'ordine costituito, tanto che la psicoanalisi viene praticata pochissimo prima della Seconda Guerra Mondiale e soltanto da Trieste in poi, Trieste che appunto originariamente era nell'impero austro-ungarico, trova uno spazio anche a livello accademico, universitario, con le prime cattedre di psicologia clinica in cui si parlava di psicoanalisi. Erik
Nixon appunto va in America, dove molto rapidamente fa carriera, insegna all'Università di Berkeley e scrive una serie di libri, alcuni fondamentali, anzi alcuni di questi libri sono quelli da cui la scienza psicobiografica ha tratto i primi spunti. La psicobiografia, come sapete, ne abbiamo parlato diverse volte perché c'era stato in precedenti occasioni, è quella modalità con cui si usano gli strumenti della psicologia per ricostruire la storia delle persone e la loro capacità di produzione di vita lavorativa e, come in tanti casi che abbiamo visto, artistica. E la psicobiografia nasce proprio da degli scritti freudiani. Freud fu il primo che scrisse qualcosa su Leonardo da Vinci, su Ibsen, su Dostoevsky, mettendo in collegamento in qualche modo delle caratteristiche della loro vita con alcuni riflessi tradotti poi nelle loro opere. E Erik Erikson, riprendendo questo spunto di origine freudiana, pubblica alcuni lavori molto interessanti e attualissimi, una monografia su Martin Lutero, una monografia su Gandhi, Mahatma Gandhi, il fondatore dell'India moderna, perché ha avuto la capacità di uscire dalla dimensione puramente sessuale che Freud aveva proposto nello sviluppo psichico della psicanalisi originariamente. Voi sapete che la psicanalisi veniva in qualche modo assimilata a due grandi elementi: la presenza di fenomeni inconsci e la capacità di dare significato scientifico a ogni produzione mentale, dai lapsus freudiani appunto ai sogni, a tutto ciò che la mente produce apparentemente per errore casuale, erratico, ma di fatto sulla base di meccanismi psichici profondi che hanno le loro radici in una parte della mente che non è cosciente, l'inconscio. E fondandosi su questo, Sigmund Freud descrive, e con lui tutta la scuola freudiana successiva, fino appunto a Erikson, diciamo fino alla metà del Novecento, descrive lo sviluppo psicosessuale come un passaggio da una fase all'altra, le famose fasi orale, anale, genitale, il complesso di Edipo, la fase fallica, tutte situazioni in cui è l'elemento in qualche modo sessuale che determina questa crescita. E questo è certamente vero ed è una parte della verità, ma come sempre nella scienza il progresso avviene non tanto per totale sovvertimento delle teorie precedenti, ma per un arricchimento ulteriore, successivo, che Erik Erikson, di cui Erik Erikson è stato protagonista. Perché Erik Erikson ha detto, certo, ed è d'accordo, la sessualità impronta di sé lo sviluppo dell'individuo intesa non tanto come comportamento sessuale dell'adulto, ma come piacere legato al corpo. E quindi è chiaro che anche i bambini estremamente piccoli, i neonati, hanno la loro sessualità, che sembra una contraddizione in termini, no? Come possono avere una sessualità se non hanno organi sessuali? O non si sono ancora sviluppati al punto tale da poter essere collegati a un piacere sessuale vero e proprio? Il modo che ha Freud di descrivere questo piacere, questa sessualità infantile, è proprio quello di attribuire ad altre zone del corpo una fonte di piacere, una fonte di eros, per questo si chiamano zone erogene. E il neonato che sessualità ha allora? Attraverso la bocca. Prova piacere e prova dispiacere attraverso la bocca, ecco perché chiamiamo questa fase fase orale. Via via altre aree corporee, altri organi assumono significato, sommandosi l'una all'altra, finché nella fase adulta, dice Freud, è l'amore genitale. E quindi una volta che si sia completata la maturazione sessuale e i caratteri sessuali secondari, allora è chiaro che il piacere fisico, corporeo più importante per l'adulto è, tendenzialmente dovrebbe essere, quello genitale. Ma, dice Erikson, non c'è soltanto l'aspetto biologico, l'aspetto pulsionale che riguarda quindi la spinta sessuale, l'ormone, le capacità dell'individuo di procreare, di accoppiarsi. Ci sono anche altri piaceri nella vita, altri meccanismi relazionali che riguardano che cosa? Non l'individuo, ma la società, il gruppo in cui l'individuo si sviluppa. Ecco perché le teorie di Erikson parlano di uno sviluppo psicosociale. Ed ecco perché ogni scelta che l'individuo compie, le pagine su Lutero su questo piano sono illuminanti, le pagine delle scelte di Gandhi, vi ricordate che digiunò nelle prigioni
inglesi, quando l'India era ancora una colonia per tanti anni, propugnando quella che si chiamava la non violenza, no? La protesta non violenta. Come professore a Berkeley introduce una dimensione più ampia dello sviluppo dicendo che esistono vari stadi della vita che possiamo esemplificare in questo modo attraverso una sorta di immagine a scalino, che è appunto un trick to remember, un trucco mnemonico per ricordarselo, e in cui, come vedete, gli 8 diversi stadi arrivano dalla nascita alla fine della vita, oltre 65 anni. E in cui quello su cui mettiamo l'accento oggi, naturalmente, è quello che lui ha chiamato lo stadio 5, dove c'è identità o, dall'altra parte, confusione, e che va negli anni appunto dell'adolescenza, fra i 12 e i 18 anni. Come vedete, mentre nell'infanzia il biberon segnala in qualche modo la dipendenza anche fisica da parte di qualcuno che si prenda cura del bambino e della bambina che non sono ancora in grado di sostentarsi e di vivere autonomamente, alla situazione della prima infanzia, early childhood, in cui l'autonomia si segnala per una serie di funzioni socialmente acquisite, il camminare, il deambulare, il parlare, ma anche il prendersi cura di sé, del proprio corpo, compresi i propri bisogni. Nell'attività scolastica, la fase successiva trova nell'età prescolare appunto una serie di elementi che riguardano la curiosità, la spinta, l'iniziativa, il prendersi delle responsabilità, anche se piccole e iniziali, concrete, rispetto al senso di colpa, essere un bravo bambino, una brava bambina oppure no, fino ad arrivare appunto all'adolescenza, il segmento azzurro del circolo che abbiamo scritto, in cui abbiamo detto Erickson parla della costruzione dell'identità e dell'uscita dalle confusioni di ruoli dell'infanzia. Perché la confusione di ruoli? Perché quando il bambino non è più un bambino, quando la bambina non è più una bambina, ma non sono ancora né uomini né donne, è naturale che ci sia un momento di confusione, che ci sia una situazione in cui il ruolo sociale che l'individuo deve iniziare ad assumersi non è ancora definito e parte, o comunque ancora delle radici molto forti, nel senso di appoggio e di bisogno anche confusivo con la figura adulta che si prende cura di lui o di lei. Ed ecco perché da un lato si dice l'adolescente, lo vedremo, vuole essere grande, ma dall'altro l'adolescente è ancora effettivamente, anche biologicamente, un bambino o una bambina. Per non rendere questa disamina psicologica troppo noiosa, ho inserito già alcuni degli autori, di cui poi riparleremo naturalmente, quindi che intervallano un po' l'esposizione, passando da una fase più teorica a una fase più concentrata appunto sui personaggi, sui ragazzacci della letteratura. E il primo che ho voluto indicare è Collodi, Carlo Collodi, che in realtà non si chiamava Collodi ma Carlo Lorenzini. Questo era un vezzo che molti autori dell'epoca avevano, no? Di usare uno pseudonimo, di cambiarsi il nome per tanti motivi, anche pratici, anche concreti, e come vedremo a volte con dei significati, in questo caso non c'è un significato particolare. Noi lo consideriamo come il burattino, diciamo il suo personaggio più famoso, Pinocchio, ma in realtà nasce Collodi come giornalista, si occupa all'inizio specialmente di teatro, scrive anche qualche lavoro teatrale, nasce a Firenze, muore nel 1890, le sue origini sono molto umili e lui ha potuto studiare soltanto grazie all'aiuto della famiglia in cui i suoi genitori prestavano servizio, che è la famiglia Ginori, quella delle stoviglie, dei piatti, della porcellana. Entra in seminario, un altro elemento, no, che era tipico delle famiglie in qualche modo povere, che si assicuravano in questo modo da un lato la possibilità di uno studio per chi avesse poi trovato una vocazione religiosa, dall'altro comunque una modalità in cui carichi magari di un lavoro molto umile e all'epoca ovviamente non regolato da orari, potevano in qualche modo stare tranquilli sul fatto che qualcuno si prendesse cura della crescita del loro figliolo. Inizia poi a lavorare come commesso in una libreria ed è lì che comincia
leggere, a sviluppare la passione per la lettura e per la scrittura, cominciando appunto da giornalista. Come tutti i ragazzi è anche molto focoso, tanto che si arruola volontario nella prima guerra d'indipendenza e subito dopo fonda delle riviste, una rivista satirica, Il Lampione, che immediatamente diventa vittima della censura. Siamo ancora in una situazione in cui il Granducato di Toscana è uno stato indipendente, non c'è stata ancora la seconda guerra d'indipendenza e poi dopo l'unità d'Italia. E lo pseudonimo Collodi, che come sapete è una località, non ha preso il nome dallo scrittore, ma è il nome del paese che è stato preso dallo scrittore a prestito per usare appunto uno pseudonimo. Lui aveva vissuto una parte della sua infanzia appunto lì nella campagna vicino a Pistoia, e a questo punto siamo ormai dopo l'unità d'Italia. Lui come giornalista e come scrittore è molto sensibile ai temi, da un lato patriottici del Risorgimento, che come vedremo inquadrano molti dei contributi degli scrittori dell'epoca, ovviamente De Amicis, lo vedremo, ma anche Vamba. Il patriottismo è un elemento risorgimentale molto vivace, molto significativo, in persone che avevano visto una guerra, i combattimenti per strada, le persone arrestate dagli austriaci e che erano state imprigionate e che erano state addirittura fucilate, no? Come carbonari o come patrioti durante le guerre. Ecco perché a questo punto si respira un'aria completamente diversa. Non dimentichiamo che Firenze, cioè la città dove lui opera, diventa a un certo punto anche per pochi anni capitale del Regno d'Italia, prima della conquista di Roma del 1870. E quindi diventa anche un crogiolo di elementi sociali, politici, di grandi innovazioni. Una di queste è la scuola dell'obbligo, che è una legge del 1877. Dal 1877 si era obbligati ad andare a scuola, perlomeno quelle che si chiamavano allora le scuole elementari o primarie, come volete. Ed ecco qui appunto, prima ancora di arrivare a Pinocchio, comincia a scrivere storie sugli alunni, sui bambini discoli, sui bambini sfogliati, i più importanti. Qualcuno di voi se lo ricorderà forse da qualche lettura infantile, si chiamano Giannettino e Minuzzolo. Solo dopo arriva il personaggio di Pinocchio. Le avventure di Pinocchio vengono pubblicate per la prima volta in un giornale fondato da Carlo Collodi, che si chiamava proprio Il Giornale per i Bambini, con un successo enorme, tanto che le vicende di Pinocchio all'inizio erano in qualche modo finite molto prima, ma ha dovuto continuarle e completare quello che oggi conosciamo come corpus completo del romanzo con delle puntate successive sulla onda delle richieste, non solo ovviamente dei lettori, ma anche degli editori che, come sempre nell'Ottocento, cominciano a far sentire la loro voce. Era successo così con Giulio Verne, era successo così con Emilio Salgari, in Inghilterra con Charles Dickens, in Francia con Honoré de Balzac. Vedete che le opere di Collodi sono tante e in fondo il Pinocchio è quasi l'ultima. In realtà, a parte Un romanzo in vapore, I misteri di Firenze, Il signor Alberi ha ragione, La manifattura delle porcellane, I racconti delle fate sono un primo elemento, una prima svolta nella carriera di Collodi, perché il suo editore gli propone di tradurre le fiabe francesi di Perrault. E quindi in questa traduzione lui si immedesima al punto tale che trae alcuni di questi elementi che poi metterà nei suoi scritti successivi e anche in Pinocchio. Ma in quegli stessi anni, vedete, pubblica Giannettino, libro per ragazzi, e Minuzzolo, secondo libro di lettura, seguito a Giannettino. Si tratta in questo caso di opere eminentemente didattiche, cioè studiate per essere un libro di lettura per i ragazzi in modo che fossero da esempio. E come vedremo, non soltanto il romanzo Giannettino parla appunto di un ragazzo discolo che gradualmente viene educato e viene recuperato in qualche modo un buon profitto scolastico e a un buon livello socioculturale, mentre Minuzzolo è fin dall'inizio il suo alter ego, il bambino bravo, quello che studia, quello che è diligente, quello che è pulito, quello che parla bene, quello che non si permette di maltrattare gli altri e così via.
Ma da lì nascono tutta una serie di ulteriori opere centrate su Giannettino e dedicate essenzialmente alla scuola. Una di queste è Il viaggio per l'Italia di Giannettino, del 1880. E siccome poi spesso la vita è fatta, no, di coincidenze apparentemente casuali, di situazioni in cui uno si ritrova senza neanche averlo voluto o cercato, io circa un mese fa sono andato a Milano per vedere la mostra di El Greco e vicino a Piazza San Babila, più o meno, in una bancarella, ho trovato proprio una copia del viaggio in Italia di Giannettino, cioè di una di queste opere che proponevano, si proponevano di insegnare la geografia ai ragazzi, la geografia d'Italia, che allora era qualcosa di sconosciuto per loro, attraverso la narrazione di un viaggio che il dottor Boccadoro, cioè un amico di sua madre, che si prende carico, si prende cura di questo ragazzo un po' discolo. Vi leggo l'incipit adesso, no, del Giannettino. E ora, ragazzi, se starete attenti, vi racconterò per filo e per segno la storia di Giannettino. Giannettino, quando l'ho conosciuto io, poteva avere su per giù l'età vostra, vale a dire fra i 10 e i 12 anni. Vedete che c'è già un target, no? Un obiettivo preciso. Quella cerniera che è subito dopo aver imparato a leggere e a scrivere, che è, vi ricordate, il tormentone del Pinocchio di Collodi, l'abbecedario, quando deve comprarsi l'abbecedario, no? L'abbecedario contiene ovviamente la parola ABC, quindi imparare l'alfabeto, quindi a sillabare, quindi a pronunciare per bene le prime regole di grammatica, leggere, scrivere, far di conto, no? Che è la formula con cui in generale si parla dell'introduzione dei primi programmi scolastici. Qui siamo già oltre. Ne volete il ritratto? Figuratevi un bel giovinetto, sano e svelto della persona, con un paio d'occhi celesti e anche un tantino birichini, e con un gran ciuffo di capelli rossi che a guisa di ricciolo gli ricascava giù a mezzo la fronte. Giannettino era figlio unico e, come potete immaginarvelo, il suo babbo gli voleva un bene dell'anima e la sua mamma, per dir come si dice, non lo guardava dalla paura di consumarlo. Ma il troppo bene, alle volte, è appunto quello che sciupa i ragazzi, e tanto era avvenuto di Giannettino, il quale, a furia di averle tutte vinte, di vedersi contentato in tutti i capricci, si era tirato su, e così via. Questa è la prima pagina di Giannettino, in cui poi le sue marachelle, ovviamente, cominciano a essere narrate, illustrate. Il dottor Boccadoro, che è un amico di famiglia e che in questo salotto borghese frequenta la casa di Giannettino e di sua madre, il padre sembra abbastanza assente in realtà, ma anche la madre, Sofia, è apparentemente, si dichiara incapace di gestire questo monellaccio, questo discolo che ne combina di ogni colore. E il dottor Boccadoro pian piano lo prende dentro una sua rete e lo porta in tutta una serie di situazioni che appunto nel romanzo si raccontano, e in questo, che è un appendice, il viaggio in Italia appunto di Giannettino, lo porta anche a Ferrara e lo porta qui in questa biblioteca. Si parte per Ferrara. La mattina che si doveva partire per Ferrara, disse Giannettino, mi ricordo che era nuvolo. Arrivati alla stazione cominciò a piovigginare e questa cosa, dico la verità, mi messe un po' di malumore. Perché, disse Minuzzolo, avevi forse paura di bagnarti? Quando siamo in carrozza è lo stesso che trovassi in casa, non ci si bagna. Lo so, ma a me per esempio piacciono più le giornate belle di quelle brutte. Bella scoperta. Lasciatemi finire, disse Giannettino impazientito. Volevo dire che le belle giornate piacciono sempre, ma specialmente poi quando siamo in viaggio. Quando si viaggia bisognerebbe che fosse sempre bel tempo, che ci fosse sempre il sole. È bella Ferrara? Ferrara è bella, ma per me è un po' malinconica. Le sue strade sono larghe, ma un po' solitarie. Vi sono molti palazzi che paiono disabitati. Quanti abitanti ha? Credo 92.000. Al tempo che vi tennero splendida corte e principi d'Este, Ferrara ne faceva molti di più. Quanto tempo vi fermaste a Ferrara? Chiese Adolfo. Appena 4 ore. In quelle 4 ore andammo a visitare il castello, che pare un fortilizio. Poi andammo a vedere il Duomo e il suo bel campanile e l'università con la sua ricca biblioteca, dove, fra i tanti manoscritti,
ti mostrano persino alcuni canti autografati da Orlando Furioso, che come sapete abbiamo ancora l'onore di conservare qua. In che anno nacque l'Ariosto? Nacque nel 1474. E quanto tempo ci avrà messo a scrivere il poema di Orlando Furioso? Domandò Minuzzolo. Si vuole che ci mettesse 10 anni, lo pubblicò per la prima volta nel 1516. A Ferrara tutti ti insegnano la casa dell'Ariosto, che è una modesta casetta che il poeta fece fabbricare apposta per sé e sulla quale pose un'iscrizione latina che tradotta in italiano vorrebbe dire: questa casa è piccina ma adattata per me, libera, pulita, ma è mia, è fatta con i miei quattrini. L'Ariosto morì in questa sua casa l'anno 1533. Oggi sulla piazza Ariostea si vede la statua del gran poeta in cima a una colonna. O la camera dell'ospedale dove fu rinchiuso sul quarto tasso, l'hai veduta? Domandò Minuzzolo. Diavol mai, non c'è forestiero che venga via da Ferrara senza che abbia visitato nell'ospedale di Sant'Anna la cameretta dove si crede che il tasso fosse tenuto prigioniero per ordine del duca. E il palazzo dei principi d'Este c'è sempre? Oggi è tutto rifatto quasi di nuovo e serve da palazzo municipale. C'è stato veramente? O si è fatto un po' raccontare da qualcuno, o ha trovato qualche scritto in cui descrive Ferrara? Questo ovviamente non lo sappiamo e bisognerebbe fare degli studi molto attenti per saperlo, ma al di là dell'emozione di sapere che comunque probabilmente in qualche suo giro Collodi ha davvero frequentato la nostra città, c'è anche, come vedete, una spinta a incuriosire i ragazzi e a trasmettergli in qualche modo dei valori che vadano al di là della semplice nozione scolastica. Un conto è appunto leggere Orlando Furioso, scritto in un italiano meraviglioso, elegante, ma certamente un po' ostico, no? Per dei ragazzini, parliamo poi di quell'epoca, insomma, ma anche in questa, come sapete, sostanzialmente. Ma con un intento didattico dichiarato, cioè il viaggio per l'Italia è scritto perché gli italiani, i piccoli italiani, conoscano l'Italia. E voi sapete che questo intento didattico, pedagogico, per certi aspetti lo possiamo considerare un po' superficiale, oggi, con gli occhi di oggi, no? In una situazione in cui anche chi non ha mai visto Ferrara avrà magari comunque, che ne so, guardato una serie televisiva ambientata qui, o un film di quelli che hanno girato di recente nella nostra città, o un documentario storico sulla Lucrezia Borgia, sugli Estensi, la Parisina e quant'altro, ma stiamo parlando qui invece del 1870, cioè di situazioni in cui effettivamente non tutti si potevano permettere di prendere una carrozza e da Firenze venire a superare l'Appennino con dei viaggi che allora potevano essere in qualche modo epici, durare giorni interi, no? Gli scritti di Collodi sono per di più degli scritti enciclopedici, anche perché tutto lo scibile umano di allora, o perlomeno i programmi scolastici di allora, vengono trattati in questi scritti di Collodi, che riguardano il regno della natura, le piante, gli animali, la tecnologia, anche la tecnologia allora più moderna, la storia greca, la storia romana, la storia degli Egizi. In questi libri Giannettino e anche Minuzzolo vengono in qualche modo aiutati tramite visite ai musei, tramite visite ai monumenti, a scoprire, a esplorare quelle che sono le realtà, le vestigia storiche della nostra Italia e della storia appunto del nostro paese, della storia della geografia. Ecco la copertina, vedete, il viaggio per l'Italia di Giannettino nella edizione Bemporad, e questo è il romanzo Giannettino, che forse qualcuno di voi riconoscerà, perché questa copia è la mia copia personale, che negli anni 60 era edito dall'editrice Lucchi di Milano, che faceva molti di questi romanzi per ragazzi. E queste invece sono alcune delle altre pagine, non solo del viaggio per l'Italia, ma anche dell'Abaco, per esempio. C'è una grammatica che ha scritto Collodi per i ragazzi. Quindi voi capite, in qualche modo si era dedicato a questa attività, a questa azione che non vediamo completamente tradotta nel Pinocchio, che è trasfigurato da una vicenda che diventa allegorica, diventa una vicenda, come sapete, surreale, no? Il pezzo di legno che parla, Geppetto che si costruisce un burattino, ma che pretende una marionetta, perdon, ma che
immagina che possa diventare un vero ragazzo, farlo studiare, e in qualche modo è la formazione del Pinocchio che diventa un vero ragazzo alla fine del romanzo, no? Che attraverso tutte le sue peripezie, anche se nasce senza una madre, la madre è in qualche modo proiettata sulla fata, il grillo parlante è la coscienza che lui all'inizio non ha, il gatto e la volpe e l'ucignolo sono le cattive compagnie che lo traviano, lo portano a uscire da quella che è la strada in qualche modo già disegnata per l'ingresso vero nella vita adulta. Ecco allora che l'adolescenza, come vedete, è un periodo di transizione fra la vita infantile e quella adulta, e corrisponde a un arco di anni molto variabili, piuttosto ampio, è diverso da individuo a individuo, da società a società, e quindi non è facile porre dei limiti iniziali. Quando inizia si parla di preadolescenza proprio per definire questo periodo incerto. Poi è chiaro che abbiamo degli elementi biologici che segnano l'ingresso nell'adolescenza, no? Cioè ovviamente la maturazione sessuale della pubertà e la comparsa delle prime mestruazioni, che però non sono automaticamente segnali che si traducono anche in uno sviluppo psicologico e mentale diverso, anzi spesso la dimensione adolescenziale è per definizione deviante rispetto a quelli che sono i valori, le norme. Il fatto che oggi parliamo così tanto di adolescenza è anche il fenomeno, l'epifenomeno di un cambiamento che c'è stato, cioè l'allungamento per certi aspetti comprensibile, per altri certamente non trascurabile, del periodo adolescenziale. Cioè gli individui rimangono a lungo parcheggiati per almeno alcuni anni in una fase della loro vita in cui avrebbero già delle competenze adulte, parlo appunto degli adolescenti che hanno avuto già uno sviluppo sessuale puberale normale, ma non possono o non vogliono o non devono o in qualche modo non sono già autorizzati a costruirsi una loro famiglia, per motivi che sono i più vari, ma soprattutto sono di tipo sociale. Perché? Perché nelle civiltà primitive, noi lo sappiamo e ne abbiamo degli esempi, quando appunto le cosiddette civiltà avanzate, cioè essenzialmente l'Europa e gli Stati Uniti d'America, si sono confrontati con delle popolazioni primitive, pensate agli indiani d'America per esempio, alle popolazioni sudamericane, abbiamo scoperto che da loro l'adolescenza non esisteva, non era mai esistita. Cioè eri bambino e giocavi fino al punto in cui i tuoi giochi, che erano giochi che comunque già preludevano ai compiti dell'adulto, diventavano i tuoi compiti quotidiani. Quando il guerriero della tribù degli Irochesi era in grado di cacciare, di sopportare il dolore, di scontrarsi contro un nemico, immediatamente diventava adulto, c'era una cerimonia di iniziazione, un rito ufficiale con cui, che alcuni di noi conservano ancora, no? Cioè è raro vedere nella nostra società un momento di rito di iniziazione dopo il quale sei diventato adulto. Fino a qualche decennio fa, perlomeno per i maschi, c'era il servizio militare che segnava in qualche modo un confine, che era un confine poi un po' fittizio naturalmente, ma che comunque storicamente rendeva l'individuo in grado di dare un contributo, militare o no, alla società assumendone un ruolo. Ma adesso tutto è allungato, tutto è stirato, tutto è per certi aspetti rovesciato, no? I ragazzi di oggi sono capacissimi di fare una serie di cose, ma hanno un ruolo in cui lo status sociale è molto differente da un gruppo all'altro, da una civiltà all'altra. Basti pensare ai bambini guerrieri in Africa che vengono armati dai guerriglieri, o da chi in certe aree d'Italia viene assoldato in quanto minorenne per spacciare la droga, perché come minorenne può averne ovviamente un vantaggio indiretto: se diventa maggiorenne va in prigione, se diventa minorenne c'è tutta una serie di altre regolamentazioni. L'adolescenza, vedete, è al centro di tutta una serie di elementi: la scuola, i genitori, come processo educativo, ma anche un futuro da costruire o almeno da immaginare all'inizio, il corpo e la sessualità da vivere per la prima volta in un modo per certi aspetti libero, il gruppo dei pari con cui confrontarsi, i traumi e i lutti con cui gli adolescenti devono necessariamente cominciare a fare i conti, a
scoprire che i bisnonni e i nonni non sono eterni e neanche i genitori, ahimè. E la spinta verso il rischio, l'impulsività e i comportamenti che noi chiamiamo comportamenti di rischio e che coinvolgono tante aree della vita adulta, ma anche e soprattutto adolescenziale, e affondano le loro radici nell'infanzia per portare avanti poi un processo che non porta necessariamente sempre allo stesso risultato, perché è quella che si chiama l'età sospesa. Secondo una frase di un grande poeta, Heinrich Maria Rilke, stavano là in uno spazio di mezzo fra il mondo e i balocchi. In questo momento l'adolescente si fa una serie di domande che sono domande profonde, importanti, che si sforza di affrontare e di dare, a cui dare una risposta, ma che lo perseguiteranno per tutta la vita, finché non riuscirà almeno in certi momenti o in parte a farsene una ragione. Chi sono? Come mi vedono gli altri? Qual è il mio posto nel mondo? Quanto valgo davvero? Nell'adolescenza comincia anche una capacità di lettura interiore, di introspezione, di analisi che nel bambino non è possibile. Il bambino vive in un mondo che è un mondo concreto, fatto di oggetti, di persone, di cose su cui non è in grado di fare e generare dei pensieri in libertà. Mentre, grazie anche alla prospettiva sociologica, si è potuto costruire come il rapporto fra il gruppo, l'individuo, l'organizzazione sociale in cui il gruppo avviene, la classe sociale, i ruoli, le richieste normative degli adolescenti nei loro diversi contesti di vita, fanno sì che la transizione adolescenziale dalla vita infantile a quella adulta risente di una serie di influenze del contesto familiare, sociale e culturale. Oltretutto, siamo ancora in una situazione in cui il cervello si sta sviluppando. Il cervello dell'adulto è diverso dal cervello dell'adolescente. In circa 10 miliardi più o meno di cellule che contiene il nostro cervello, ogni cellula neuronale si collega con tante altre cellule neuronali, quindi abbiamo un groviglio, come vedete, di cellule aggregate fra loro, una rete neurale, come la si chiama modernamente. L'adolescenza è quella in cui stanno ancora crescendo queste reti neurali, ed ecco perché è così importante come fase dell'apprendimento della vita, perché dopo questa fase ci sarà una situazione di pruning, cioè di potatura delle sinapsi. Alcune di queste sinapsi che all'inizio sono tutte aperte vengono chiuse, ed ecco perché per esempio il cervello della persona adolescente reagisce diversamente alla droga, all'alcol, a una serie di effetti farmacologici che sono molto più pericolosi, perché è un cervello che si sta sviluppando e a cui si impedisce uno sviluppo normale, mentre nell'adulto queste abitudini, peraltro deprecabili, si trovano comunque già di fronte a un cervello, il formato è diverso, in cui gli effetti sono anche diversi. Tipicamente l'adolescente, quando è in preda all'ebbrezza anche semplicemente alcolica, è iperattivo, è disinibito, si mette a rischio, fa delle cose che non farebbe tipicamente la persona anziana o comunque adulta che ha un livello di alcolemia che coinvolge le strutture cerebrali. Invece tendenzialmente si addormenta, si assopisce o addirittura sta male, non ha quella stessa ebbrezza che hanno i giovani. Poi è chiaro che l'adolescenza fa anche i conti con i genitori. Gli stessi genitori hanno figli diversi che affrontano in modo diverso l'adolescenza. Perché? Perché non solo il contesto culturale cambia. Io ho una sorella che ha 9 anni meno di me, mia sorella è vissuta in un mondo che era diverso da quello in cui sono vissuto io quando sono venuto al mondo. E i miei genitori stessi erano diversi. Perché? Perché ormai erano più anziani, erano più esperti, erano anche più sicuri di sé, molto probabilmente. Oppure no, oppure erano in un momento di crisi, chi può dirlo? E questo cambia moltissimo l'ambiente in cui la persona viene a svilupparsi. Il contesto culturale è fondamentale. Intanto si è visto dalle ricerche epidemiologiche che non è vero che tutti gli adolescenti per forza hanno delle fasi di tumulto, delle crisi violente. Molti adolescenti hanno anche una vita tutto sommato senza particolari opposizioni, senza particolari sfide, senza particolari manifestazioni psicopatologiche. E oltretutto
queste sono statistiche degli Stati Uniti, ma insomma in qualche modo possiamo considerarle valide anche da noi, la maggior parte dei ragazzi continua ad avere una relazione positiva con i genitori, anzi addirittura stiamo assistendo al fenomeno paradossale, no? Continuano ad avere relazioni ottime con i genitori e a vivere con i genitori anche ben dopo che la loro indipendenza sociale ed economica si è già venuta a creare, a maturare, alcuni almeno naturalmente. Poi certo, ci sono una serie di compiti che l'adolescente deve affrontare. Accettare il proprio corpo, non è più il corpo di una bambina o di un bambino, è un corpo di un uomo o di una donna, e deve acquisire quindi un ruolo sociale, femminile e maschile. Sappiamo che non è la stessa cosa, il sesso è biologico, il genere è sociale, ed ecco una serie di elementi che riguardano proprio le scelte sessuali, il cosiddetto bisessualismo, o comunque l'atteggiamento che oggi si chiama gender fluid, cioè l'omologarsi, l'omogeneizzarsi di certi costumi, di certe abitudini anche nella scelta amorosa, per quello che riguarda omosessualità o eterosessualità, che nei ragazzi di oggi non sono più una dicotomia, o sei omosessuale o sei eterosessuale. Una indipendenza emotiva dai genitori e dagli adulti, la capacità di instaurare nuove relazioni con i coetanei, vedremo l'importanza dell'amicizia, desiderare ed eventualmente acquisire un comportamento socialmente responsabile, acquisire un sistema di valori e una coscienza etica come guida al comportamento, prepararsi al matrimonio e alla vita familiare. Qua bisognerebbe metterci un punto interrogativo, no? Perché come sappiamo le dichiarazioni dei giovani, e non soltanto dei giovanissimi di oggi, non sono più così orientate verso il matrimonio, verso la vita familiare come poteva essere un tempo. Sviluppare competenze intellettuali e conoscenze necessarie per la competenza civile e orientarsi verso una professione e un'indipendenza economica, con una serie di compiti: avere capacità relazionali, intellettuali, acquisire comportamenti sociali, avere dei propri valori, avere l'indipendenza economica, avere un ruolo sessuale, accettare il proprio corpo e usarlo in modo efficace. Veniamo al secondo dei nostri autori, Kipling. Rudyard Kipling nasce in India, è figlio di inglesi ed è inglese, ma ha le sue radici molto profonde e i primi anni della sua vita sono vissuti proprio in India, a Bombay, 1865. Ancora giovane, ad appena 41 anni, riceve il premio Nobel per la letteratura. Ha scritto fino a quel momento una serie di libri e di romanzi, più famoso è Il libro della giungla. La motivazione del premio Nobel per la letteratura è: in considerazione del potere dell'osservazione, dell'originalità, dell'immaginazione, la forza delle idee e il notevole talento per la narrazione che caratterizzano le creazioni di questo autore famoso nel mondo. Ha scritto tante opere, anche Capitani coraggiosi, Il fardello dell'uomo bianco, ma quello che ci interessa di più è la storia di Kim. Chi è Kim? Ci viene presentato fin dall'inizio come una sorta di piccolo vagabondo, è a cavallo di un cannone che sta in mezzo a una cittadina, la città di Lahore, in cui lui è cresciuto arrivato da una signora che lui sa non essere sua madre è morta, e sa che non c'è neanche il padre, perché anche il padre è morto, sa solo che il padre era un sahib, cioè era un bianco, e porta al collo uno strano amuleto, l'unica cosa che si porta sempre con sé. Contiene questo amuleto il suo certificato di nascita, in cui si certifica che il suo nome è Kimball O'Hara. Kim è l'abbreviazione di Kimball O'Hara. A tutti lui racconta, con la naturalezza dei bambini di quell'età, 6-7 anni, che c'è una profezia che lo riguarda, e cioè che il suo futuro è legato alla comparsa di un toro rosso in campo verde. Vedete l'illustrazione che è stata fatta da uno dei primi disegnatori, dei primi autori che hanno accompagnato quest'opera. È un irlandese, quindi di origine, ma è di fatto indiano, parla tutte le lingue dell'India, le lingue del popolo, conosce tutti, è capace di sviluppare una serie di atteggiamenti e di capacità incredibili che lo rendono fin dall'inizio amico un po' di tutti, lo chiamano infatti l'amico di tutti, e nelle primissime pagine del romanzo conosce un lama tibetano e lui diventa il suo
cela, cioè il suo aiutante, quello che mendica per lui, dove mendicare nell'India di allora non significava chiedere denaro, ma chiedere cibo. E quindi ha una ciotola da cui poi il suo maestro si nutre, lasciandone anche a lui una certa quota, ovviamente. In questa situazione comincia a occuparsi di elementi che riguardano, per esempio, i suoi rapporti strani con un mercante di cavalli che si chiama Mahbub Ali. E man mano che il romanzo si dipana, all'inizio all'interno di una immaginaria ricerca, la ricerca del fiume dove Buddha aveva scagliato la freccia e che è il fiume della guarigione a cui tutti quanti dovrebbero bagnarsi, la leggenda a cui il suo lama all'inizio crede e gli chiede di accompagnarlo in questa sua ricerca, e lui ci sta, lo accetta volentieri, ma nel frattempo intrattiene degli strani collegamenti con un mercante di cavalli che si chiama Mahbub Ali, di origine afghana. E in questa situazione, senza che all'inizio sia così chiaro né al lettore né a Kim stesso, comincia a compiere una serie di operazioni che riguardano la trasmissione di particolari segnali a dei bianchi, a degli uomini che fanno parte del servizio segreto indiano, in una situazione che sono poi ufficiali britannici di fatto, e pian piano entra in quello che Clipping stesso chiama il grande gioco, cioè la rete sotterranea di informatori, di trasmissione di segnali, di trasmissione di notizie sulle insurrezioni, sui militari, su tutta una serie di fattori che in quel momento, in un'India ancora così primitiva e specialmente nella parte nord-occidentale dove si svolge la vicenda, che poi si sposta a Delhi, a Calcutta, a tutta una serie di città in cui Kim, man mano che cresce, acquisisce nuove capacità, restando sempre in contatto col suo lama, ma anche con questo Mahbub Ali, il mercante di cavalli, che però a un certo punto ha una svolta importante. Quando? Quando incontra davvero il toro rosso in campo verde. Chi ha già letto il romanzo sa di cosa si tratta, spero di non rovinare troppo la sorpresa per chi lo leggerà, ma di fatto il toro rosso in campo verde è lo stemma dello stendardo del battaglione in cui aveva militato il padre. E quando lui si imbatte in questo toro in campo verde, rimane abbacinato, i soldati lo prendono, lo catturano come mendicante cencioso, lo stanno per picchiare, per ributtare in strada, ma leggono il documento e si accorgono che è il figlio di un loro compagno di armi, e quindi lo allevano e gli costruiscono un futuro, lo mandano a studiare non solo le lingue, la legge, tutta una serie di elementi per cui poi Kim diventa, si intuisce, il romanzo non arriva fino alla vita adulta, davvero un importante elemento del servizio segreto inglese. Questo per darvi un'idea di come una vicenda che a noi sembra così lontana, poi in realtà ha da un lato il fascino dell'esotismo, no? Di una serie di riti, di una serie di costumi, di usanze che ci affascinano e che riguardano tutto l'interesse per l'Oriente, per l'India stessa, per le civiltà asiatiche, per religioni diverse dalle nostre, linguaggi diversi dalle nostre, ma in fondo rimandano a delle invarianti che sono tipiche dell'infanzia: la curiosità, il desiderio di avere un ruolo adulto, la capacità di rendersi utile, l'astuzia, le mille astuzie con cui Kim riesce per dei buoni motivi a ottenere, anche attraverso bugie, anche attraverso furti, ecco perché anche lui è un ragazzaccio, no? Ma è un ragazzaccio che è proiettato verso una dimensione di crescita adulta e di autonomia. Ecco alcuni esempi delle prime edizioni del romanzo di Kipling. Mark Twain invece, più o meno coevo, come vedete nasce nel 1835, è il primo vero scrittore davvero americano. Gli scrittori della letteratura americana precedente erano comunque ancora fortemente connotati da Melville, a Hawthorne, come scrittori di origine e di scuola in qualche modo inglese. Twain è americano perché? Perché cresce fin da bambino coi piedi scalzi e nel fiume Mississippi come appunto i suoi protagonisti Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Nel 1836 è in una città nello stato del Missouri, poi si trasferiscono appunto sul fiume Mississippi a Hannibal, dove ha una serie di disgrazie, gli muore una sorella molto giovane e poi anche il fratello, in una situazione in cui fra l'altro
si sente in qualche modo responsabile perché aveva appena iniziato a fare da apprendista in battelli che andavano sul fiume, sul Mississippi, battelli a vapore, e in una terribile disgrazia una di queste caldaie a vapore che muovono quelle pale che spostano le navi sul fiume scoppia e il fratello più giovane muore. A questo punto lui, dopo aver ottenuto il brevetto di pilota, abbandona un po', nel 1861, quando lui ha già più di quasi 30 anni, e inizia invece a scrivere. Diventa primo cercatore d'oro, poi un milatore, poi dopo un giornalista e reporter a San Francisco, e comincia anche a viaggiare, visita le isole Hawaii, viaggia anche in Africa, poi arriva anche in Europa, anche in Francia e anche in Italia. Quando si trasferisce nel Connecticut, dove si costruisce una sua grande villa, lo vedremo dopo in una sua meravigliosa foto nel suo giardino, a quel punto perde un po' quello che è stato l'umorismo, l'elemento più significativo delle sue opere, in particolare di Tom Sawyer e di Huckleberry Finn. Scrive delle cose che hanno più a che fare con narrazioni storiche, come il romanzo Il principe e il povero, Un americano alla corte di Re Artù. Tutte queste opere da cui sono stati tratti dei film famosi che ricorderete di aver visto negli anni 50 e negli anni 60. Ecco appunto Mark Twain, ritratto nel giardino della sua casa nel Connecticut. Ed ecco la locandina di uno di questi film, Le avventure di Tom Sawyer, The Boy You Love, Il ragazzo che amerete, In the Picture You'll Always Remember, nel film che ricorderete per sempre. Perché lo amerete? Che cosa ha di così amabile? Beh, intanto Tom Sawyer è sfrontato ma è simpatico. È furbo, è divertente, nell'esordio del romanzo la zia Polly è sicura che abbia marinato la scuola per andare a fare il bagno nel fiume con i ragazzi, e allora comincia astutamente a indagare, gli dice: c'era molto caldo oggi, Tom? E Tom gli dice: oh sì sì, tantissimo caldo, e scommetto che non sei andato a fare un bagno nel fiume, vero? E intanto, senza vedere niente, gli tocca la testa per vedere se la testa bagnata, e vede che la testa è asciutta. No no, assolutamente. Ma non contenta, affonda la mano anche nella camicia, come fanno appunto le mamme, le nonne, le zie, per vedere se almeno quella è bagnata, e sente che è asciutta, e dice: no no, assolutamente, anzi vedi il colletto è lì dove l'avevi messo tu questa mattina ancora intero. Se non che in quel momento il fratellastro Sid, che è in qualche modo ispirato al fratello che Mark Twain ha perso tragicamente, gli dice alla zia Polly: ma zia, non l'avevi cucito col cotone bianco il colletto stamattina? Ed il colletto è clamorosamente cucito, ricucito da Tom con un cotone nero. E allora Tom scappa perché la zia lo sta inseguendo per la scopa, perché ha scoperto la sua marachella, l'ennesima marachella, e per cui lo punisce. E quando lo punisce cosa fa? Gli dà il famoso compito, no? Di verniciare la palizzata di bianco, un compito che era temuto da tutti i ragazzini di allora, un compito noioso, un compito faticoso in cui ci si sporcava. Ma Tom, con la sua simpatia, la sua verve, il suo fascino, riesce a incuriosire i suoi amici, che dicono: che fai Tom? Dai il bianco. Ah guarda, non vedevo l'ora, mia zia mi ha dato questa cosa stupenda finalmente, e guarda come è divertente, dai fai provare anche a me. Non so se posso. Insomma, alla fine Tom assiste sgranocchiando la mela che gli ha dato il suo amico, e con tutti i regali che anche altri gli hanno dato, e tutti quanti stanno verniciando la sua palizzata. Oppure l'episodio in cui vince il primo premio per aver collezionato la maggior parte dei talloncini che venivano dati ai bambini quando imparavano il catechismo, i versetti della Bibbia allora. E vince il primo premio e tutti rimangono stupiti e gli dicono: ma scusa, c'è proprio tu, no? Che studi la Bibbia, che non hai mai imparato un versetto, dai recitane qualcuno. E a questo punto ovviamente la verità viene miseramente a galla. Ma il romanzo ha anche dei risvolti avventurosi, ed è per questo che si dice appunto lo amerete per sempre, perché per esempio Tom a un certo punto sviluppa una simpatia per una ragazza, Becky Thatcher, Rebecca, che tra l'altro è una ispirata a una figura realmente esistente, una sua compagna di scuola a cui Mark Twain aveva in qualche modo, per cui aveva una cotta, e con cui poi si sono anche ritrovati nel corso della vita, quando poi da adulti avevano ognuno una propria vita, una propria famiglia, e hanno ricoltivato questa amicizia.
E assieme a Becchi ha una serie di avventure, alcune riguardano il fiume, che è il Mississippi, che è l'elemento centrale ovviamente di tutta questa vicenda, ma è della vita di Mark Twain. Anzi, anche Mark Twain è uno pseudonimo, significa Marca 2, e cioè era il modo con cui i barcaioli segnalavano che c'era abbastanza acqua per poter navigare. Mark, il segno, 2 sotto il segno. Ma l'avventura più terribile è quella in cui Tom assiste a un fatto di sangue in un cimitero e quindi vede il volto di un assassino, l'indiano, pelle rossa, e quando poi c'è il momento del processo ovviamente lui viene chiamato in causa come testimone, ma intanto l'indiano è sparito e poi loro stessi si perdono in una grotta che esisteva davvero nella città, non di St. Petersburg dove abbia dato il romanzo, ma nella città di Mark Twain, cioè l'abbiamo visto adesso, Florida, dove è nato. In questa grotta, tra l'altro, siccome incontrano proprio l'indiano che lo sta inseguendo e scappano, vengono creduti morti a un certo punto, e allora quando Tom lo viene a sapere decide assieme ai suoi amici, appunto questi che abbiamo visto qua, la banda, vedete, dei robbers, giocare a fare appunto i banditi, giocare ai soldati, giocare ai cowboy. Il giorno del suo funerale presunto si presenta ovviamente in pompa magna con grande commozione di tutto il pubblico. Ecco una frase che rappresenta in un modo molto concreto la poetica di Mark Twain. Parlando di Tom Sawyer, scoprì allora un fatto nuovo, e cioè che promettere di non fare una cosa è il metodo più sicuro al mondo per farsi venire voglia proprio di quella cosa. Che è un po' quello che succede agli adolescenti, no? Il clima affettivo in cui l'adolescenza si dipana è quello dell'universo genitoriale dei loro valori. E cioè non tanto di quello che gli adulti dicono che bisogna fare, ma di quello che di fatto gli adulti fanno. L'esempio genitoriale. Ed è curioso, no, che vogliamo che gli adolescenti di oggi restino lontani dai cellulari e dai telefonini quando non siamo noi i primi che non ci riusciamo e che giriamo continuamente, non parlo di me personalmente, ma in generale delle generazioni che attualmente hanno ragazzi adolescenti e che sono, come sapete, legatissimi al mondo del web, dei social, compulsano continuamente post su vari social, eccetera. Non dico che sia un bene o sia un male, quello che dico è che certamente i ragazzi non possono far altro che scimmiottare, imitare almeno all'inizio quello che vedono fare gli adulti per assumere poi un ruolo adulto identificandosi con loro, in particolare con i genitori, ma non soltanto, e poi per prendere naturalmente una loro scelta, la loro posizione, specialmente quando esiste la possibilità di una vita indipendente, di una vita economicamente indipendente. Ecco perché è mutato quindi il vivere degli adolescenti, perché ha anche cambiato il ruolo del padre e della madre con cui i genitori di oggi esercitano questo ruolo. E questo fa sì che gli adolescenti attuali siano anche meno capaci di confrontarsi con situazioni di perdita e di depressione, e che per i genitori questo sia anche molto complicato, perché è difficile per loro capire i loro figli adolescenti e intervenire in un modo che sia in qualche modo davvero efficace e trasmetta davvero dei valori, perché poi i ragazzi ne facciano quello che vogliono, per carità. Con tutta una serie di aree di crisi, di possibili rischi, l'area intanto dello sviluppo sessuale, no? Avere un corpo che è un corpo seduttivo, un corpo attraente, un corpo che viene coltivato al di là di quelle che sono le individuali tendenze, ma che deve essere un corpo perfetto e quindi un corpo allenato. Quando il corpo non è perfetto ed allenato diventa in qualche modo un elemento su cui i pari sono i primi a prenderti in giro, a considerarti una persona diversa, una persona da dileggiare, da sbeffeggiare, da isolare, e quindi la spinta all'omogeneizzazione, a vestirsi tutti nello stesso modo, a essere tutti quanti uguali, a portare gli stessi tipi di atteggiamenti, comportamenti, vestiti, con le difficoltà che poi ti porti dietro nella situazione del proprio comportamento, della scuola e dei comportamenti a rischio. L'area
del rischio è quella che è l'area di transizione fra le caratteristiche dell'individuo, i suoi compiti evolutivi e l'ambiente sociale della cultura in cui si sviluppa. E la famiglia come contesto di vita, naturalmente, ci mette nel suo. I contrasti, per esempio, nelle relazioni coniugali, questo è un lavoro pubblicato nel 1995, tendono a espandere i loro effetti negativi anche nelle relazioni con i figli, quella che si chiama la spillover ipotesi, cioè l'ipotesi del tracimamento, della fuoriuscita dei conflitti che si riverberano poi e cascano addosso anche ai ragazzi. I maschi che sono in maggiore difficoltà rispetto alle femmine per il nuovo assetto socioculturale della famiglia. E il passaggio da dei modelli basati sull'autorità e quindi sul potere a quei modelli fondati sulla negoziazione e il dialogo. In fondo, questo è un concetto di Erik Erikson, l'adolescenza è una fase di moratoria, c'è una sorta di concessione che gli individui ricevono dalla loro società a non dover esercitare dei compiti già utili alla società, ma ti potessi preparare a questo ruolo. Una moratoria che significa che tu ricevi qualche cosa, no? Un beneficio degli anni di studio, degli anni di formazione, dell'università, e che però dovrebbe innescare un meccanismo di reciprocità, cioè devi poi restituire alla società ciò che la società ti ha dato, restituire ai genitori quello che i genitori ti hanno dato. E naturalmente nel passaggio dal modello dell'autorità potere a quello di negoziazione e dialogo ci sono vantaggi e svantaggi. Un vantaggio è l'aumento di libertà, di condivisione fra le generazioni, cosa che all'epoca di Giannino Stoppani o di De Amicis non era possibile, ma con anche degli svantaggi, cioè non ci sono così tante motivazioni a uscire dalla famiglia per mettere in pratica il proprio progetto di vita quando la propria realizzazione personale è già possibile all'interno della famiglia. E arriviamo appunto a Vamba. Anche lui, Luigi Bertelli, usa uno pseudonimo. Vamba in realtà è un personaggio letterario, è un personaggio di un romanzo, di romanzi storici di Sir Walter Scott, Ivanhoe. Ecco un esempio, no? Di un eroe, Ivanhoe, della nostra infanzia, almeno della nostra generazione, non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti, in cui Ivanhoe era un eroe di una serie di telefilm che si trasmettevano alla TV dei ragazzi, ma era ovviamente il protagonista dei romanzi di Walter Scott. Oggi non c'è più Ivanhoe, ci sarà qualcun altro, l'uomo ragno, non lo so, Harry Potter, però sostanzialmente l'elemento rimanda appunto a questo. Vamba era figlio di quell'epoca, in una situazione in cui appunto tutte le sue possibilità di crescita erano legate proprio all'identificarsi con una serie di eroi all'interno di questi ideali liberali, patriottici e irredentistici. Lui era di formazione mazziniana e nazionalista, aveva un suo amor di patria e un suo proposito pedagogico, tipicamente risorgimentale. Fare gli italiani, che come sapete è una famosa frase risorgimentale. No, abbiamo fatto l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. In realtà noi lo conosciamo per il giornalino di Gian Burrasca, ma nel 1915 lui scrive un libro che si chiama I bimbi d'Italia, si chiama Balilla, i ragazzi italiani nel risorgimento nazionale. E nel suo capitolo Monellerie eroiche ritroviamo una serie di racconti che sono simili a quelli che abbiamo visto, vedremo oggi, nel cuore di De Amicis. Fra gli eroi della giornata è Alessandro Poerio, che ferito a una gamba ne morì 6 giorni dopo, e vi sono anche 2 ragazzi, un certo Zanetti, morto aiutando gli artiglieri, l'altro di 12 anni, Antonio Zorzi, il quale, visto che una cannonata austriaca ha abbattuto la bandiera sventolante dall'altro di una piroga veneziana, si slancia in mare e tra una pioggia di palle afferra la bandiera, tornando a issarla sull'antenna della nave da cui era stata divelta, gridando «Viva l'Italia!». Qua stiamo parlando naturalmente dell'insurrezione di Venezia, del 49. I ragazzi erano tutti per le vie, saltando, urlando, schernendo e anche morendo. Alcuni ficcati sulle barriere in manico di una scopa, in cima alla quale avevano legato un gatto con un cappello alla calabrese, attiravano su di esso le fucilate dei nemici, a quelli gridavano poi in dialetto «Gesù il gat!». Come vedete, monellerie eroiche di altri tempi, perché al giorno d'oggi verrebbero arrestati all'istante se esponessero un gatto a questi pericoli, ma i ragazzi ancora oggi fanno questo tipo e altri tipi di giochi cruenti, pericolosi, rischiosi, sprezzanti per la vita, per la natura. E veniamo
torniamo a Giannino Stoppani, vedete? Ritratto di Giannino Stoppani dell'età di anni 9 finiti a di 20 settembre 1905. Quindi Giannino Stoppani in fondo nasce nel 1896. Ha più o meno l'età dei nostri nonni. Mio nonno era del 1900. Perché Gian Burrasca? Per chi non se lo ricordasse, leggiamo una brevissima vignetta, quella famosa in cui si confronta con dei valori borghesi dell'epoca in cui bisognava sempre dire la verità e le bugie dei ragazzi erano proibite, no? Allora che succede? Lui si nasconde sotto la tenda di una finestra, dice: non so come sia andata, che mi sono addormentato quasi subito, forse avevo sonno, ero stanco. Il fatto è che dopo una buona dormita ho aperto gli occhi e da una fessura della tenda ho veduto Luisa, sua sorella, seduta sul sofà accanto all'oltor collalto, che chiacchieravano a voce bassa. Virginia, l'altra sorella, strimpellava il piano in un angolo della stanza. Ada, la terza sorella, non c'era. Ci vorrà almeno un anno, diceva lui. Il dottor Baldi, sai, comincia a diventare vecchio e mi ha promesso di prendermi come suo aiuto. Ti dispiace di aspettare, amor mio? Oh no, e a te? Ha risposto Luisa, e tutti e due si sono messi a ridere. Ma non lo dire ancora a nessuno, ha continuato lui. Prima di dichiararci fidanzati in pubblico, voglio avere una posizione sicura. O ti pare? Sarebbe una sciocchezza. Mia sorella aveva appena finito di dire così che si alzò un tratto, attraversò il salotto e si mise a sedere lontana dal dottor Collalto, in quel momento appunto entravano nella stanza le Mannelli. Pettegole, eh? Riconosciamo, anche se non abbiamo mai visto lo sceneggiato televisivo famoso o letto il romanzo, la vicenda, no? Ma riconosciamo anche perché si tratta di un meccanismo che sappiamo, no? Un amore segreto, un amore clandestino, un amore da tenere nascosto, un amore da considerare in qualche modo ancora prematuro. Gian Burrasca, vedete, dietro la tenda, ascolta, sente. E come? Sei stato tutto questo tempo dietro la tenda? Mi ha domandato Luisa, facendosi di mille colori. Certo, vi predicate sempre di dire la verità, e allora perché non dite alla vostra amica che siete promessi sposi? Ho risposto, rivolgendomi a lei e al dottore. Mia sorella mi ha preso per un braccio trascinandomi fuori dalla stanza. Lasciami, lasciami, gridavo, vado da me solo. Perché ti sei rizzata in piedi quando hai sentito toccare il campanello? Collalto, ma non ho potuto finire la frase perché Luisa mi ha tappato la bocca sbatacchiando l'uscio. Avrei una gran voglia di bastonarti, e cominciava a piangere. Collalto non te la perdonerà più, e singhiozzava, poverina, come se avesse perduto il più grande tesoro del mondo. In tutto questo, come vedete, c'è un'ipocrisia, no? Che è l'ipocrisia del mondo adulto, la capacità anche non solo di dire la verità al momento giusto, nel modo giusto, ma anche una serie di elementi di mediazione che Giannino a 9 anni non riesce a cogliere, non riesce a capire, e quindi non fa che violare sistematicamente, in questo caso del modo in tutto inavvertito. Nell'adolescente noi troviamo la violazione consapevole delle norme adulte, cioè lo fa apposta, deliberatamente, sapendo che non si deve fare. Per Giannino è ancora difficile capire le cose che si possono dire o che si devono dire o le cose che non si devono dire. Il giornalino, cioè il suo diario, in realtà appunto è stato scritto, rivisto, completato, corretto da Vamba, finisce, come sapete, dopo la vicenda del collegio, in una situazione in cui la fine in qualche modo è aperta. Ma io ho sempre immaginato, sognato di poter concludere questa storia di Giannino. Che succede a Giannino nel 1915, quando appunto il suo autore Vamba comincia a scrivere mazzignanamente, in modo anche legato all'irredentismo, che bisogna entrare in guerra, che bisogna fare la guerra? Cosa succede a Giannino Stoppani quando nel 22 c'è la marcia su Roma e lui ha a quel punto 31 anni? Cosa succede tra le due guerre col regime fascista? Possiamo immaginare che sia continuato a restare un discolo, che abbia sempre in qualche modo proseguito le sue malefatte, le sue marachelle, o le abbia magari messe al servizio di un progetto che in fondo è un progetto di resistenza? Vi ricordate che c'è un disegno, non l'ho portato qui, non l'avevo preparato, della sua mano con scritto "Muoio per la libertà" sul giornalino. E in realtà era una fuga di casa, una di quelle che ancora oggi gli adolescenti mettono in atto, mettendo in crisi le famiglie, genitori.
Ed ecco, come vedete, la modalità con cui poi negli anni 60 viene rivissuta la vicenda di Gian Burrasca, non solo con appunto l'intervento di una cantante allora di gran moda, Rita Pavone, ma anche e soprattutto con le musiche meravigliose di Nino Rota e le parole delle canzoni che Rita Pavone canta, che sono di Lina Wertmüller e che quindi sono veramente un capolavoro anche nell'orchestrazione. Abbiamo già avuto occasione di parlarne in una precedente conferenza, per cui non mi fermo, mi fermo qua. E il gruppo dei pari è un elemento importante. Gian Burrasca infatti comincia ad avere una sua crescita quando inserito obtorto collo, senza avere nessuna volontà, nel collegio trova comunque dei compagni con cui solidarizzare, con cui resistere, con cui costruire una resistenza alla tirannide dei direttori. E dopo l'uscita dal collegio stringe un'amicizia con Gigino Balestra, uno di questi suoi ex compagni. Il gruppo dei pari è molto importante perché l'adolescente ha bisogno di far parte di un gruppo. Uscire dalla famiglia significa avere un'affiliazione in un altro gruppo e costruire dei valori che sono i valori magari alternativi, magari all'opposto di quelli dei genitori, ma che gli servono per trovare una sua individuazione, come diceva appunto Erickson, una costruzione di una propria identità. Ed ecco perché c'è il fenomeno dell'amicizia adolescenziale, che poi si trascina per tutta la vita. Gli amici e le amiche che hai conosciuto in adolescenza te li porti dietro per sempre. Amici per la pelle, tutto o nulla, con delle caratteristiche che assomigliano anche un po' in parte all'innamoramento, no? Al essere indivisibili, senza pensare ovviamente, almeno in quel contesto, ad aspetti sessuali. Avere amici migliora la stima di sé, l'aspettativa di successo, ti protegge dallo stress, ti protegge dalla depressione, è un'area di prova per il comportamento, sperimenta così quello che poi succederà quando sarà inserito in altri gruppi, gruppi di lavoro per esempio, il confronto con le situazioni culturali. Il gruppo di amici aiuta a conservare un senso di continuità e di identità personale nell'arco del tempo. Ma andiamo avanti perché vedo che ormai sono già le 6:30 e arriviamo a De Amicis. De Amicis naturalmente lo ricordiamo specialmente per quello che riguarda il cuore, no? Il suo libro più famoso e più venduto, ma in realtà anche lui grande viaggiatore, scrive libri di viaggi e tutta una serie di saggi e di opere, collocato anche all'interno dell'impegno sociale come socialista e grande studioso del Manzoni. Cuore narra le vicende di un anno scolastico, 1881-82, viste da Enrico Bottini, un alunno della terza classe elementare della scuola di Torino. È fatto come un diario, come sapete, è suddiviso in 10 capitoli, 10 mesi della scuola. Non scrive soltanto Enrico Bottini, il narratore, ma ci sono interventi e commenti a questa sorta di diario del padre, della sorella, della madre, tutti caratterizzati da messaggi moralistici che invitano in qualche modo Enrico a prendere esempio dalle persone, i compagni migliori e a evitare proprio invece quelli peggiori, quelli cattivi. E nei racconti mensili che il maestro detta e fa copiare come esercitazione agli alunni ci sono bambini delle diverse regioni italiane, vi ricorderete, gli Appennini alle Ande, sangue romagnolo, lo scrivano fiorentino, la piccola vereta lombarda, il tamburino sardo. I temi sono sempre i soliti, quelli che abbiamo visto prima: il patriottismo, il risorgimento, il valore dei genitori. Ecco, vi ho portato alcune foto che sono singolari perché nella realizzazione cinematografica di Comencini del Cuore, come vedete, ci fu l'ultima grande interpretazione di Edoardo De Filippo, che faceva il vecchio maestro, quello che Enrico va a trovare dopo che è stato suo alunno. E Enrico Bottini, se osservate questa fisionomia, lo riconoscete perché in effetti ha mantenuto la sua, adesso è famoso per altre cose, ma ha avuto un passato come attore appunto, mentre il suo maestro era interpretato da Johnny Dorelli. E il ragazzaccio che c'è nel libro Cuore non era Enrico ma è Franti. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re, e Franti rise. Io detesto costui, malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figliuolo, egli ne gode. Qua
quando uno piange e gli ride, trema davanti a Garrone e picchia il muratorino perché è piccolo, tormenta Crossi perché ha il braccio morto, schernisce Percossi che tutti rispettano, burla perfino Robetti, quello della seconda che cammina con le stampelle per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui e quando fa pugni si inferocisce e tira a far male. Ci ha qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi che tiene quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata e sempre in lite con qualcheduno. Si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini. Si strappa i bottoni della giacchetta, li strappa agli altri e li gioca. E alla cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, sporco. La penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelle, di un ritratto terrificante. Dicono che sua madre è malata dagli affanni che gli dà. Ecco l'aspetto patetico, no? Che noi ritroviamo spesso nelle vicende del cuore, di De Amicis, ma che in fondo ci toccano, perché sono vicende che abbiamo visto, sono bambini che abbiamo conosciuto, che ricordiamo, in tutte le età, in tutte le classi ci sono, da sempre. Ecco appunto Franti che ride nel sceneggiato di Comencini, ed ecco come Umberto Eco tenta in qualche modo di riscattarne la figura, paradossalmente. E quell'infame sorrise, scrive Eco citando appunto la frase di De Amicis, ma continua: ma se vogliamo giocare a questo gioco, allora giochiamo. Franti non ha substrato, non si sa come nasca e come muoia. Infatti a un certo punto si perde, non si sa più niente di Franti. Egli è l'incarnazione del male, ebbene sia, accettiamolo come tale vediamolo, elemento dialettico del gran corso della vita scolastica di amicisiana, momento negativo in tutta la sua evidenza trionfante. Prendiamolo come tale e non lasciamoci confondere dai piccoli particolari di contorno, che se Franti non ha sfondo sociologico non devono averlo neppure le persone di cui egli pare prendersi beffa: la mamma di Crossi che gli scimmiotta nella sua condizione di erbivendola, il muratore caduto al lavoro sul passaggio del quale Franti sorride. Se facciamo della demagogia sul muratore, sull'erbivendola, allora facciamola anche su Franti e sulle determinazioni economiche della sua perfidia. Se no, accettiamolo come un principio senza fondo e senza storia e affrontiamolo pensando che di lui Enrico, il narratore, ci abbia parlato come gli storici romani dei cartaginesi, che si erano un popolo industriale laborioso, gran mercanti, navigatori, ma siccome non possedevano un'industria culturale, non commissionavano elogi e libelli, mentre i romani, meglio organizzati quanto ufficio studi, avevano buon gioco a affidare alla storia terribili notizie su conto dei nemici, dicendo che se mettevano loro i bambini nel ventre di una statua infocata, e che se poi loro, i conquistatori, distruggevano Cartagine e spargevano sale sulle rovine, quello era ben fatto. Vedete come questa critica tipicamente sessantottina, no? Cioè la difesa paradossale di chi protesta, di chi è contro e di chi viene tratteggiato, e ha ragione da questo punto di vista, ecco, come un nemico del popolo, un nemico della società, uno che va contro tutti i valori. Ma ci si deve chiedere, è giusto chiedersi, quali sono le radici del comportamento deviante in adolescenza o in preadolescenza? Su che base Franti o chi come lui non è in grado di rispettare le regole del vivere civile? Perché? Cosa gli è successo? Cosa gli potrebbe ancora succedere, visto che è in un'età ancora così malleabile? E questa è la vera rivoluzione che il 68 ci ha dato e ci ha anche portato, per esempio, a costruire nuovi personaggi. Abbiamo visto che finora erano solo maschi, scrivevano degli scrittori maschi, ma abbiamo un esempio molto più recente, la scrittrice Astrid Lindgren, svedese, ci ha costruito un personaggio deviante, Pippi Calzelunghe, che è bizzarramente contro ogni regola, vive da sola con un cavallo e uno scimmiottino, va a scuola ma le combina di tutti i colori perché ci va a cavallo, perché ha delle scarpe enormi e lunghissime, appunto long stockings in inglese, calze lunghe. Nei giornalini che abbiamo visto finora, il giornalino di Gian Burrasca, cioè il diario, ma anche il diario di cuore, sono solo maschi in scuole maschili, l'universo femminile è proprio sullo sfondo. Abbiamo visto che Gian Burrasca non è in grado di affrontare, Vamba non vuole fargli affrontare il tema dell'amore, e anche dei sotterfugi che almeno in certi momenti opportunisticamente l'amore deve costruire per proteggere la nascita di un affetto, di una relazione. Anche in Kim le figure femminili sono tutte sullo sfondo, tutti i personaggi principali con ruoli significativi sono maschi.
Kim stesso, il mercante di cavalli Mahbub Ali, il lama, il colonnello del servizio segreto inglese che adotta in qualche modo Kim e lo fa studiare, lo fa crescere. Ci sono delle figure femminili, certo, perché poi Kipling è molto abile nel tratteggiare quelli che sono gli elementi sociali e culturali dell'epoca. Spesso ci sono delle donne che accudiscono un po' Kim come un bambino, dandogli da mangiare, preparandogli, a volte siccome era un ragazzino molto bello, anche confezionandogli dei vestiti. Ci sono delle pagine molto interessanti su come le donne indiane si prendono cura di questo ragazzino, ma sono sempre sullo sfondo. Quello che conta è il grande gioco, tutto maschile. Anche in Collodi le figure femminili sono assenti, sono lontane, sono idealizzate, la fata dei capelli turchini va e viene, non è una presenza costante. Certo, si prende cura della malattia di Pinocchio, è presente in determinate situazioni, però la madre di Giannettino delega in fondo al dottor Boccadoro questa funzione educativa e pedagogica che le madri di allora evidentemente non erano in grado di accollarsi. In Tom Sawyer madri e padri sono praticamente assenti, c'è solo la zia Polly, che svolge come può un ruolo parentale. E Pippi Calzelunghe, beh, in fondo anche lei poi è senza genitori, no? La mamma è morta tanto tempo fa e il papà era un capitano di marina, che gli ha lasciato un baule pieno di monete d'oro, ma non c'è mai e lei è sola. E questo forse è anche un po' il triste ritratto dell'adolescente di oggi, no? Gli adolescenti di oggi sono molto soli, questa è la triste considerazione, lasciati anche un po' a se stessi. Grazie della vostra attenzione. Ci rivedremo fra un mesetto circa per parlare di Arlecchino, saremo ancora in carnevale, credo, ma la figura di Arlecchino va ben al di là delle mascherate carnevalesche, e quindi il prossimo giovedì è dedicato a quell'argomento. Grazie, arrivederci, buona serata.